Ok, quando è che sei partito? Sono partito il 2 aprile del 2013. E che cosa ti ha ispirato a compiere questa impresa? Allora, diciamo che sono state due motivazioni concatenate. Prima c'è stata la volontà appunto di rilanciare quello che è il pensiero comune nei riguardi dell'uomo. Come dicevo prima, spesso la gente ha paura degli altri, ha paura di ciò che non si conosce, ha paura di tante cose. Alla televisione continuano a mandare messaggi negativi, di brutte notizie, di omicidi, assalti, ovviamente ci sono, non sono cose inventate, no, a volte se le inventano. Comunque è vero, c'è la guerra, c'è la gente che ammazza, c'è la gente che stupra. Mm-hmm. La cosa che comunque mi ha fatto impressione è che si parlava tanto di cose negative, si dava tanto risalto alle cose negative, si continua tuttora, e invece le cose positive passano in secondo piano, è molto meno. E tutto il buono che si sta facendo. Invece sono convinto che se il mondo va avanti è perché il buono, come minimo, sia alla pari, però ci sia diciamo un 50% più uno del buono che viene fatto rispetto al cattivo. Mm-hmm. E quindi questo mio viaggio è stato motivato anche dal fatto di voler mandare un messaggio positivo all'umanità, per pur piccola sia stata la quantità di persone che sono riuscito a raggiungere, comunque questa era la volontà.